Residenza fiscale e soggiorno minimo, che cosa vuol dire? La domanda che mi fanno più spesso è: ma se io mi trasferisco nel paese X, quanto ci devo rimanere? Allora, bisogna andare a guardare quello che è il principio di tassazione che applica quel determinato paese. Cioè, ci sono paesi come Panama che non richiedono un determinato numero di giorni di presenza all'interno del territorio, per cui la residenza fiscale si basa semplicemente su un criterio soggettivo, cioè sulla tua volontà di prendere residenza fiscale in quel posto, che si estrinseca poi evidentemente nel pagamento di un fitto di casa, di alcune bollette, eccetera, eccetera. Però non hai l'obbligo poi di rimanere 365 giorni all'anno in quel paese. Il minimo che puoi rimanere sono i tendenziali 183 giorni. Cioè, uno stato, la maggior parte degli stati del mondo applica questo principio per cui, come l'Italia, al pari dell'Italia, anche loro ti considerano fiscalmente residente all'interno dei confini del proprio stato se rimani fisicamente, quindi sul territorio, per più di 183 giorni. Ora, è chiaro che se il primo anno che ti trasferisci, per farti un esempio, in Spagna e rimani per più di 183 giorni, ma sei per esempio in fitto in una casa o su un Airbnb, non è che al 184esimo giorno ti arriva il fisco spagnolo e ti dice dammi spiegazioni che cosa ci fai qui. È chiaro che, nonostante la regola sia quella, cioè se per più di 183 giorni in Portogallo e Spagna sei fiscalmente residente lì, l'amministrazione finanziaria spagnola piuttosto che portoghese, sono due esempi su mille, non hanno la capacità economica, finanziaria e cronologica di andare a effettuare su tutti noi che giriamo per il mondo, prendi un soggetto come me, in tempo reale. Quindi bisogna interpretare questa norma con grano salis e bisogna capire qual è la tua volontà. Tu vuoi prendere effettivamente la residenza fiscale in quel paese? Vuoi soltanto perdere la residenza fiscale italiana perché vuoi girare il mondo? Vuoi mettere su famiglia in quel paese oppure no? Quindi a seconda della tipologia di utilizzo che vuoi fare di quella giurisdizione, andrai a comportarti in una maniera più o meno compliance con la burocrazia, con la fiscalità di quel paese. Però il soggiorno minimo, quindi, come dire, è sempre relativo. Esiste, quindi ogni paese ha il suo, alcuni non ce l'hanno, altri non hanno le risorse per controllarli, altri ancora non sono così fiscali. Quindi se per 1 o 2 anni tu rimani per meno di 183 giorni, non ti considerano fiscalmente residente. Se però tu vuoi fare la dichiarazione dei redditi in quel paese, anche se sei rimasto per meno di 183 giorni, te la fanno fare, perché evidentemente tutti sono ben contenti e felici di prendere un nuovo contribuente, perché lì fuori c'è una vera e propria guerra tra stati, ognuno cerca di attirare nuove risorse, nuovi investimenti, nuovi contribuenti. Per cui anche laddove esiste un soggiorno fiscale minimo stabilito dalla legge, dal principio di residenza fiscale di quel paese, ed è il caso di numerosi paesi, poi non esiste un controllo effettivo, perché se ci fai la dichiarazione, quello stato ti considera fiscalmente residente in quel paese. I controlli possono arrivare dopo circa 3 anni che si è preso una connessione con il territorio, prima perlomeno io non l'ho visto mai accadere in 15 anni di attività. Ok, quindi il soggiorno minimo esiste, non è così fiscale come potrebbe sembrare, anche perché a fianco del principio di permanenza territoriale, cioè dei 183 giorni, cioè della maggior parte del periodo dell'anno civile, che tendenzialmente coincide con quello fiscale, va dal 1 gennaio al 31 dicembre, esiste anche un altro principio, cioè la maggior parte delle giurisdizioni ti dice io ti considero fiscalmente residente da me se hai manifestato la volontà di eleggere domicilio presso di me. In ogni caso, per riassumere, per domicilio si intende la volontà di mantenere una connessione soggettiva con il territorio, che si estrinseca nel fitto di casa, nel pagamento delle bollette, delle iscrizioni in palestra, eccetera, eccetera. Quindi, se tu fai queste cose, quello stato ti considera fiscalmente residente al di là se poi rimane 183 giorni o più di 183 giorni. Alcuni applicano un criterio perentorio, mandatorio di giorni, altri che sono 183, altri applicano dei presence test, lo fanno lo UK e lo fanno per esempio gli Stati Uniti, quindi fanno un calcolo e se rimani per un determinato numero di giorni, anche nell'arco di più anni successivi, ti considerano fiscalmente residente.
altri ancora se ne sbattono ampiamente, per esempio gli Emirati Arabi dove gli basta che torni un giorno ogni 6 mesi, altri ancora hanno dei programmi ad hoc, questo soprattutto per i cittadini extra UE, ma in realtà alcuni anche per i cittadini UE, cioè dell'Unione Europea, come per esempio Malta, o Residence Program, tale per cui se paghi perlomeno il 15% sui tuoi redditi esteri di tassi o perlomeno 15.000 euro l'anno, c'è questo Residence Program, tale per cui anche se rimani un solo giorno sul territorio dello Stato sei fiscalmente residente, quindi ti fanno la dichiarazione, ti danno il tax certificate, eccetera, eccetera. In questo caso, però, facciamo attenzione a quanti giorni rimaniamo davvero in Italia o a quanti giorni rimaniamo in un altro paese. Cioè, se io, per esempio, aderisco a questo, e di nuovo è un esempio, se io aderisco a questo residence program maltese che mi permette di rimanere un giorno sull'isola, poi io sull'isola non ci sto, dove sono? Mi faccio più di 183 giorni in Italia, a quel punto dipende da come me li faccio, perché se sono visibile ed è cosa assolutamente probabile, evidentemente quella residenza fiscale maltese, nonostante il tax certificate, nonostante le tax authorities mi dicano che vada bene, l'Italia non gliene frega assolutamente niente, quindi non la ritiene valida. Ancora, se invece non rimango in Italia per più di 183 giorni, ok, quindi vado di nuovo, esempio maltese, vado a Malta, aderisco al programma, mi faccio un giorno a Malta e poi mi faccio più di 6 mesi in Spagna. In quel caso potresti essere considerato fiscalmente residente dal fisco spagnolo. Quindi facciamo sempre attenzione a dove trascorriamo il resto del tempo. È vero che possiamo viaggiare e buona norma cercare di rimanere in ciascun paese per meno di 6 mesi, o anche se rimaniamo per più di 6 mesi, e allora cerchiamo poi di spostarci l'anno successivo. Altrimenti, maggiore la mia presenza all'interno di quel territorio, quindi adesso approfitto dell'assicurazione sanitaria, sia pubblica che privata, mi apro un conto corrente, quindi utilizzo una carta di debito di un conto corrente di quel paese, prendo un fitto in quel paese a nome mio, persona fisica, eccetera, eccetera. Sono tutti elementi che accendono lampadine che nell'arco di un determinato periodo di tempo, che è soggettivo e dipende da come si muove l'agenzia delle entrate di quel paese, perché tutte le agenzie delle entrate e o guardie di finanza, diciamo organi di accertamento tributario dei paesi, ogni anno, ogni tot anni elaborano dei cluster secondo i quali poi vanno a fare gli accertamenti. Quindi un anno ti accertano i professionisti, un anno ti accertano gli imprenditori del prosciutto, un anno ti accertano le attività sopra i 50 milioni, un anno i forfettini, eccetera, eccetera. Quindi anche queste sono delle variabili che evidentemente non è possibile, queste non si conoscono affatto, quindi chiaramente non vengono rese manifeste dall'Agenzia delle Entrate, quindi bisogna fare particolare attenzione. Quindi per rispondere di nuovo alla domanda, nessun paese di destinazione è una prigione, tutti ti danno ampia libertà di movimento, facciamo attenzione però a perdere effettivamente il domicilio nei confronti soprattutto dell'Italia, cioè del nostro paese, il paese dal quale proveniamo. Se sei italiano e già ti sei trasferito all'estero, è il paese dal quale ti stai trasferendo.